L'Expo nelle scuole è sicuramente una grande opportunità che permetterà agli insegnanti di sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza del cibo, sull'importanza dell'acqua e sull'importanza delle risorse energetiche. Questo che vedi si chiama spazio iPUF, perché abbiamo gli iPad sui PUF, e quindi iPUF. Cosa mi fate vedere? Un video che hanno realizzato le quinte elementari dell'anno scorso sull'acqua, sull'utilizzo dell'acqua e lo spreco. Per arrivare al Nino devo tornare No, indietro. vai sul ponte della strada. A un certo Sì. punto c'è la divisione, c'è una ciclabile che va giù sul Ah, Po, sì. sotto il ponte della Ottimo. ferrovia. Io sono l'operaio che lavora qui. Come piove, so come piove, mi rendo conto se può dare problemi, se non può dare problemi. Un canale è un tubo scavato sottoterra che contiene l'acqua e la trasporta nei campi oppure nei fiumi. Quando fa un temporale, il più grosso dell'acqua arriva da questo canale. Si attivano le pompe, quelle che sono quei tuboni che vedete. Perché viene costruito un canale? E per evitare che i fiumi torrenti esondino e ci siano delle inondazioni. Impianto idrovoro. Ma se non azionate le pompe, che succede? Che va acqua un po' dappertutto. Si allaga Piacenza? Eh sì, perché esondano tutti i canali che arrivano in questi due, scoppiano i tombini perché le fogne che si caricano non assorbono più e vengono fuori. Piacenza, prendo la via Emilia e vado a Ponte Nure, dove i ragazzi delle scuole elementari e medie hanno messo su dei laboratori per studiare, per informarsi, per capire il rapporto tra l'acqua e il cibo. Io provengo dall'agricoltura, sono figlia di agricoltori, anche mio nonno era agricoltore e quindi ho sempre questa grande passione per la natura, per l'arte e l'ambiente e questo cerco di trasmetterla. È la passione, secondo me, che fa la differenza. Buongiorno, che bella scuola! È lì dove mangiano? Questa è la mensa, che bella! Anfiteatro all'interno! Posso? Prego, si accomodi! Buongiorno! Ma voi eravate a Piacenza ieri? Parliamo dell'acqua? E dell'alimentazione. Partito. Fai una prova audio. Ciao. Siete bene? Tac, Alessia prima. Buongiorno, io mi chiamo Alessia, arrivo da Ponte Nure e frequento la quarta C. Quindi guardate, questo qui è un grafico che vi fa vedere quant'acqua c'è dentro negli alimenti. E quella che ne ha dentro di più sono proprio la frutta e la verdura e guardate il latte anche. Per me l'acqua è una cosa importantissima perché serve a tutti gli esseri viventi per vivere. Se non ci fosse? Non ci saremmo. Ci mettiamo in coda e aspettiamo le api? Sì. Prego. Io e mio papà abbiamo un orto e un campo e lo aiuto io. Che cosa coltivi? Rucola, rapanelli, fragole, meloni, zucche, melanzane, insalata, pomodori, fagioli. Credo che sia giunta l'ora della premiazione. Vado. L'acqua è un bene esauribile e i comportamenti che molti di noi hanno non
sembrano andare nella direzione di preservarla e di conoscerne il valore, anche nei nostri gesti quotidiani. Spesso la sprechiamo. Per me l'acqua è fonte di vita per tutti gli esseri viventi e dobbiamo cercare al meglio di non sprecarla. Quindi anche nei pomodori, quindi quando ci mangiamo un pomodoro beviamo l'acqua. Allora, quest'anno sull'acqua abbiamo fatto un logo dove abbiamo rappresentato una goccia dove dentro c'erano tutti i prodotti piacentini come il pomodoro, il girasole, il mais o gli asparagi. E a fianco c'era un canale con su scritto consorzio di bonifica. Ma è la ricreazione questa? La ricreazione, delle 10:20. Bene signore, allora, segue per la mensa della nostra scuola di Via Gaeta. Che preparate oggi? Oggi abbiamo il minestrone di verdura con la pizza e le carote come contorno. Oggi facciamo felici i ragazzi. Buongiorno. Ciao. Stiamo usando delle app per dei giochi educativi per la scuola. Questo è il laboratorio di cucina, anche qua sono ragazzi di classi diverse e di età diverse, quindi è un laboratorio legato e all'alimentazione, all'educazione alimentare, visto, quindi non fanno solo, in questo caso è un piatto tipico, è il piatto più tipico della nostra zona, si chiamano pistarelli di fagioli, è un piatto poverissimo che mia nonna faceva in 10 minuti quando tornava dai campi. È uno dei laboratori più gettonati e questo piace molto perché c'è molta manualità. In questi laboratori sono fatti tutti dagli insegnanti della scuola e gli insegnanti in queste attività escono da quella che è la loro normale disciplina scolastica, per cui in questo caso la collega insegna matematica. Professoressa, che c'entra la matematica con la pasta? Ma la matematica con la pasta non tanto, però diciamo che ogni tanto con le proporzioni, le quantità, qualcosa ci facciamo anche con la matematica. E poi comunque qualcosa che piace di più della matematica e che forse mi dà un po' più di soddisfazione con i ragazzi.